Ben arrivati sono consulente di benessere di Olio Essenziali da più o meno 3 anni e devo dire che mi piace tanto, veramente tanto, perché ho trovato un modo nella mia vita di essere più efficace, di avere una soluzione a portata di mano, di avere una capacità di ritrovare equilibrio veloce, di gestire le situazioni che sono attorno a me con una facilità molto più intensa, tanto che ne sono rimasta coinvolta e innamorata. Perché in realtà tutto quello che io faccio nella mia vita mi piace già tantissimo, non avevo bisogno di aggiungere qualcosa. Ma questa cosa che è arrivata nella mia vita era troppo grande, troppo profonda, così efficace, che ho provato a integrarla nella mia vita e l'effetto è stato stupendo, stupendo. E poiché mi aiuta a gestire tutto quello che io faccio con molta più facilità ed efficacia, e me ne sono innamorata ancora di più. Ed è un amore che noto che cresce di giorno in giorno, perché io cresco con loro, io cresco con questa conoscenza, io cresco con l'esperienza di questi oli, con questi prodotti. E ne sono entusiasta, veramente l'entusiasmo penso che sia la parola giusta per descrivere come mi sento come consulente di benessere rispetto a questi oli, questi prodotti, è l'entusiasmo, perché continuo a vedere degli effetti meravigliosi e sono sempre in analisi, poi io di per sé come persona sono una che ha sempre bisogno di analizzare molto, mettere sempre in dubbio, fare analisi su analisi, ho bisogno di 100 prove prima che io veramente riesca a credere. E quindi anche in questi 3 anni, nonostante abbia avuto innumerevoli prove, voglio sempre andare oltre, voglio sempre continuare ad avere prove della loro efficacia, della loro funzione. E soprattutto perché io lavoro molto, molto sul piano energetico di trasformazione. Ho queste aspirazioni proprio nel tirare fuori il potenziale umano, di ripristinarlo, di guarire da antiche ferite, di andare a lavorare anche su elementi che ci condizionano così tanto in questa vita che non riusciamo a sviscerare. Quindi, a tutto quello che è il mio interesse, ho notato che gli oli sono formidabili e riescono in tutto questo. Quindi gli oli si possono usare in diverse maniere. Io direi sulla piattaforma della yogica di descrizione, direi che gli oli essenziali li voglio classificare in 5 modalità. In 5 strati li voglio mettere. Quindi gli oli essenziali si possono usare nello strato fisico chiamato Anna Maya Kosha. Quindi lo strato fisico, e quindi per esempio ho male al ginocchio, quindi che cosa farò mai se ho male a un ginocchio, un'articolazione, la spalla? Allora in quel caso io metterei un olio essenziale che si chiama Deep Blue, oppure anche la crema, ce l'ho su, quindi ho la crema che è ancora meglio, ma è fatta con questo olio essenziale e tra l'altro lavora su tutti e 7 chakra, questi qua, questa qua, quindi io se me la vado a mettere, cosa succede? Che quella parte si ripristina, no? Ci aiuta. Ve lo faccio sentire anche? Quindi potete annusarlo, mettete una goccia nella mano, la potete sfregare, la potete annusare, è molto molto forte.
Quindi se volete mettere anche una goccia e sentite che avete il dolore da qualche parte, vi potete usarlo subito come test. Benissimo, benissimo, metti pure. E, ha un colore blu questo perché c'è il blu tensile dentro, c'è anche canfora, quindi non si può ingerire come olio essenziale. E questo stavo parlando proprio sulla piattaforma fisica del corpo. E quindi può anche essere, per esempio, un raffreddore, no? Quindi io ho il raffreddore, ma stiamo ancora parlando di corpo, di fisico. Quindi se ho problema con il raffreddore, potrei, per esempio, usare la menta. La menta è molto forte. Quindi vi faccio sentire anche questa, una goccettina lontana dagli occhi, ma vicino al cuore. Quindi qui metti pure una goccettina, va bene se gli oli si mischiano, non è un problema. E qui cosa facciamo? Sentiamo l'aroma e ci sentiamo tutto fresco nella gola. E questa qua ci aiuta proprio a riaprire le nostre vie respiratorie. E quindi a sciogliere il muco, attenta perché mettitelo tutto qua attorno. Esatto. E a sciogliere il muco e a farci stare meglio. Ma da solo questo io per il raffreddore direi che non basta. Ci vorrebbe questo da mettere sul collo respirandolo più e più volte. Poi notiamo che c'è tutta una sensazione particolare che dopo tra poco arriva. E quindi non c'è da spaventarsi proprio l'effetto di quest'olio, rinfresca tantissimo. La lavanda nel petto, no? Quindi se uno mette la lavanda nel petto e questo qui attorno al collo, vediamo che il nostro sistema immunitario migliora e quindi anche tosse, raffreddore, febbri, tutte queste cose a livello proprio fisico si attenuano, no? Si migliorano tantissimo. Se invece per esempio abbiamo un problema sempre a livello fisico di digestione, di acidità, di problemi con il metabolismo o anche dissenteria, per esempio, difficoltà ad andare in bagno, allora potremmo usare una goccia di limone sulla pancia. Mi piace usarlo sia sull'ombelico che sulla pancia, no? Quindi me lo massaggio a contatto diretto con la pelle. Se uno pensa di avere la pelle sensibile, è meglio metterci un olio vettore, che potrebbe essere questo qua, no? L'olio di cocco frazionato, che è molto molto buono, di ottima qualità. Oppure c'è un olio che si chiama Zengest, che è una miscela fatta apposta per digerire bene. E questa miscela anche ci aiuta a digerire bene. Io questa qui la uso specialmente in quelle nottate terribili post pizza, quando uno ha mangiato e gli rimane tutto qui e tutta la notte sta a girarsi nel letto. Un conto siamo noi, più o meno lo riusciamo a tollerare, ma quando sono due bambini che non riescono a dormire per la pizza che è rimasta nella pancia, io gli metto questo e loro dormono tutta la notte. Quindi a livello proprio fisico ci aiuta a metabolizzare e lasciare andare, quindi potete sentire anche questi oli. Potete anche metterlo sulla pancia, per questo qui aiuta, quindi tutto ciò che è anche la forza fisica, quando uno dice sono stanco, proprio a livello fisico, sono stanco, cosa faccio? Mi metto un po' di limone per ritrovare un po' di energia fisica. E poi invece se ancora a livello fisico non riusciamo a dormire bene, siamo stanchi nella mente, abbiamo problemi con gli occhi, in quel caso andremo per esempio a lavorare sempre con la lavanda, mettendola sulla fronte, ma io qui, per chi non riesce a dormire, suggerisco tantissimo anche questo, che si chiama Serenity, che sono delle piccole capsule fatte con un olio essenziale. Io mi ricordo mio fratello che non dormiva da tantissimo tempo e io ne ho date due per la sera, e il giorno dopo mi fa: oh, meglio di qualunque sonnifero, ed è tutto naturale. Quindi è magico questo, proprio per il riposo
Io non lo prendo molto questo perché dormo benissimo, quindi non voglio prendere cose che non mi servono, però so che ci sono persone che fanno fatica con il sonno, quindi questa può essere molto adatta. Invece, ritornando sulla parte della digestione, ci sono anche questi integratori meravigliosi. Io questo mi sono ritrovata a prenderlo, si chiama Zengest. Ve lo faccio vedere anche a voi, Zengest, ed è fatto con quell'olio che vi ho fatto vedere prima. E questo qui è stupendo perché è già tutto fatto in modo che uno lo possa integrare e aiuta a digerire. Quindi ci sono stati momenti in cui mi rimanevano le cose qui a livello proprio di cibo e mi prendevo una di questo e mi aiutava subito. Invece due che prendo di frequente è il Terrazyme. Questo è stupendo, veramente stupendo. E praticamente con una capsula di questo hanno fatto un test sul porridge, no? Avete presente il porridge fatto con i fiocchi di avena? E vecchio, quindi tutto colloso, colloso. E hanno messo una di queste aperte dentro e l'hanno cominciato a mescolare, si è liquefatto. E quanta robaccia abbiamo dentro di colla, di microbi che si sono incastrati nel nostro intestino. Questo qua scioglie tutto ed è naturalissimo, non c'è niente di chimico dentro. E poi uno ha detto, vabbè, anch'io se mescolo, perché avevano due ciotole, fa vabbè, anch'io se mescolo quest'altra ciotola senza niente si diventa liquido. E mescolavano, mescolavano e rimaneva comunque colloso. Quindi questo qua da prendere alla sera, due, prima di dormire, cosa fa? Durante la notte ci ripulisce tutto il nostro sistema digerente, il nostro intestino per rimetterlo a posto. Quindi è veramente, veramente speciale. Da prendere anche tutti i giorni. Un altro che mi piace tantissimo da integrare tutti i giorni sono i prebiotici. Questi qua sono fatti in una maniera molto innovativa perché sono doppiamente incapsulate. Questo vuol dire che i probiotici, i batteri buoni che ci sono protetti bene, quindi non vengono distrutti dall'acido che abbiamo nella prima parte dello stomaco, ma riescono ad arrivare fino giù all'intestino ed è lì che rilasciano i probiotici che vanno quindi a migliorare la flora intestinale e combattere contro le tossine e i batteri che ci sono dentro. Quindi anche questo qua, i probiotici, sono veramente, veramente speciali. Esatto. E questi qua anche io lo prendo alla sera prima di dormire. GX Assist è una cosa che va presa invece tipo 10 giorni e poi ci si ferma e poi magari il mese dopo lo si riprende. Questi qua è una pulizia molto più approfondita del nostro tubo digerente. Quindi questo qua si fa in periodi, per esempio, dove abbiamo deciso di ripulire il nostro organismo, allora lo si fa. E poi il digest proprio per anche questo per digerire. Quindi vediamo quante cose che ci sono per la nostra digestione, no? A livello fisico. E avevamo parlato anche di stanchezza, una stanchezza che poteva venire o da una stanchezza fisica ma anche una stanchezza mentale, giusto? E per quello questo è la mia droga, lo ammetto, senza non ci posso proprio stare, e si chiama Mito 2 Max, e anche questo super naturale, dalla vitalità, una forza incredibile, e con tutte le cose che faccio, spesso la gente mi dice ma fai un sacco di cose, devo dire che questa è spesso un motore che mi sta dietro, anche perché io non prendo caffè. E quindi questo qua mi aiuta tantissimo a dare tanta energia. Poi sempre a livello fisico abbiamo questo olio che stamattina l'ho dato ai miei bambini perché avevano la tosse,
è fatto con questa la cannella che ha di garofano, con il wild orange, quindi è un aroma veramente speciale e aiuta non solo per il sistema immunitario ma anche per scaldare il corpo, quindi quando uno sente quando uno sente freddo, quindi sotto i piedi, questo qua in questo periodo è assolutamente magico. Ma non solo, visto che stiamo parlando della piattaforma fisica del corpo, questo qua fa benissimo anche da ingerire, farsi una tisana di On Guard, farsi dei pancake con On Guard, è meraviglioso, veramente, veramente speciale. Quindi On Guard, se questo apritelo, e sentite la goccia, annusatelo e ve lo potete mettere un pochino sul petto questo qua, perché aiuta proprio al sistema immunitario e stare meglio. E per il sistema immunitario loro hanno anche On Guard nelle capsule già fatto e CDs, e questo qui anche per quando uno ha problemi di allergie. Io non l'ho mai usato perché non ho ancora trovato un'allergia dentro di me. Quindi, però ho sentito tante altre persone della nostra linea, della nostra squadra, che avendo problemi con quello si sono aiutati con questo e con On Guard, quello che vi ho appena fatto sentire. Quindi vedete come a livello anche fisico, io potrei parlare di tantissime altre patologie, modalità che ci sono, ma lo terremo molto più stretto. Senz'altro quando uno ha queste diverse problematiche, noi gli diamo i consigli come fare con le ali essenziali. Tra l'altro questo libro, Modern Essential in italiano, descrive le patologie, cosa fare quando hai questo problema, c'ho la candida, c'ho questo, c'ho quell'altro, questo olio cosa fa bene, come crearsi, cosa fare per il viso, cosa fare per perdere peso, tutto, cosa fare per le relazioni. È veramente un manuale meraviglioso che ci aiuta a capire come utilizzare questi oli. Quindi ve lo consiglio tantissimo, io volendo ne ho anche disponibili di copie se vi interessano. Quindi è veramente meraviglioso questo aspetto. Poi sempre sul piano fisico vogliamo pensare anche ai denti, no? Ai denti, come metterli a posto, e il tea tree è stupendo, veramente stupendo per da mettere una goccia nel nostro dentifricio. Loro anche hanno fatto dei dentifrici con gli oli essenziali, con On Guard, quello che vi ho detto prima, proprio perché aiuta con il sistema immunitario, è un antibatterico. Ne hanno fatto uno così e uno così. Io sto adesso usando di più questo. Non lo so perché, ma mi trovo meglio con questo. E hanno un sapore delizioso, veramente delizioso. Ho dei campioncini, se volete io ve li regalo dopo. Però nonostante questo sia già fatto con gli oli essenziali, mi piace comunque mettermi il tea tree perché è un antibatterico per eccellenza, quindi lo aggiungo al dentifricio e lo utilizzo. E per esempio mio bambino aveva uno dei miei due bambini, l'altro anche, adesso è venuto un dentino nero perché loro quando prendono delle botte, no, così diventa tutto nero, mettendogli il tea tree tutti i giorni si è sbiancato. Cioè è stato, ho detto oddio adesso lo devo portare dal dentista, invece niente, si è proprio sbiancato mettendogli il tea tree direttamente. Mia sorella, io parlo in una cerchia ristretta di persone che conosco, ma c'è tantissima gente che dà queste affermazioni, le gengive sanguinanti, lavava i denti con questo e non c'è più. Quindi le gengive si sono proprio riprese benissimo. E questo qua io lo faccio usare anche nel diffusore, per l'aria e anche per l'energia negativa, ne parliamo nei prossimi strati. Quindi anche questo è molto molto valido da utilizzare.
Quando invece una persona ha problemi con le artriti, cose del genere, possiamo usare il Copa Iba. Il Copa Iba si userà poi per tantissime altre cose. Quindi abbiamo visto un po' il piano fisico. In realtà potremmo parlare per ore e ore e ore solo di quello, e la maggior parte delle persone che usano gli oli essenziali conoscono solo quella parte fisica. E invece noi andiamo un pochino più in fondo, in profondità. Quindi dal piano dell'Annamaya Kosha andiamo in un piano ancora più sottile che si chiama Pranamaya Kosha. Quindi in questo piano noi abbiamo a che fare con il prana, quindi con l'energia vitale che scorre dentro. Questi oli essenziali di doTERRA, io sto parlando, quindi questa marca chiamata doTERRA, doni della terra, lavorano tantissimo sul piano pranico, energetico. Perché? Perché loro non coltivano le piante da soli, loro avrebbero tutti i soldi per farlo, ma loro vanno nei posti in cui viene questa pianta, crescerebbe spontaneamente, e quindi non ha bisogno di assolutamente nessun tipo di pesticida, e vengono coltivati localmente, e il modo di estrazione è tutto studiato in una maniera dettagliata, e dopodiché tutti questi prodotti vengono passati in fase di lavorazione, non di, di laboratorio, in cui viene detto, testato, che qui c'è solo ed esclusivamente olio essenziale, non c'è nient'altro. Perché spesso cosa succede? Che in altre parti l'olio essenziale, poiché costa tanto farlo, e viene estrapolata l'essenza, gli ormoni della pianta, no? Quindi ne viene comunque poco, per aumentare il guadagno viene diluito con per esempio petrolio. Quindi loro hanno un test che fa proprio vedere l'età di questo olio essenziale, e se ti viene che sono tipo 10.000 anni, capisci che c'è del petrolio dentro, ma faccio per dire un esempio. Quindi hanno investito tantissimo nella elaborazione di questo, perché? Per avere la certificazione di grado terapeutico. Quindi sono gli unici oli essenziali nel mondo che hanno questa certificazione di grado terapeutica, proprio per tutta questa fase di analisi che loro fanno sull'olio essenziale. Quindi sono assolutamente puri. Quindi a contatto con la pelle, ingeriti, si possono ingerire, e spesso le persone dicono gli oli essenziali non si possono ingerire, ed è verissimo, io non ingerirei mai un olio essenziale se non quello di doTERRA, perché ho la certezza che sono assolutamente puri. E questa purezza va a lavorare proprio sul piano interiore, pranico, energetico. Loro, grazie a anche la loro attitudine e anche la loro ambizione di portare bene nel mondo, cosa hanno creato? Qualcosa di meraviglioso. L'intento, per esempio, io se insegnassi yoga con l'intento di fare su un sacco di soldi, o se insegnassi yoga con l'intento di voler portare una trasformazione nelle persone, la gente percepisce la differenza. Giusto? Si sente qualcuno che fa una cosa per soldi, per ego, per manipolazione, o qualcuno che lo fa veramente con il cuore perché ci tiene al benessere delle persone. E le persone che sono incaricate di questo sono persone spirituali, sono tutte credenti, hanno sempre vissuto a pieno contatto con la natura, con la loro spiritualità, e con questa grande ambizione di portare il bene nel mondo. Quindi è un'azienda che a livello proprio energetico mantiene questa purezza. E questa purezza si sente nei prodotti, oltre al fatto che la natura è stata rispettata, non sono stati messi pesticidi, e quindi cosa succede quando uno usa questi oli essenziali? Che vanno a lavorare sul livello pranico, di energia vitale. Quindi quando uno ha male al ginocchio, faccio per dire un esempio, cosa succede? Uno capisce da dove arriva questo problema pranico, da dove arriva il problema al ginocchio. Allora si va a capire che il problema al ginocchio viene dal secondo chakra.
E quindi io non metterò più soltanto l'applicazione della crema nel ginocchio, ma lo vado a mettere anche nel mio basso ventre. Quindi un olio che potrebbe essere molto adatto per il basso ventre, in questo caso potrebbe essere la menta, il peppermint, potrebbe anche essere il copaiba, per esempio, molto adatto, ma ce ne sono anche altri di oli, come per esempio il Lang Lang, che vi ho dato oggi a lezione di yoga, e il patchouli, e ce ne sono tanti altri. Quindi, grazie. Quindi questi oli essenziali, mettendolo nel basso ventre, va a lavorare sul ginocchio. Ed è micidiale questa cosa, perché io l'ho vista e rivista e rivista che effettivamente succede. E non voglio dire che al 100% lo metti subito, ah, finito, non ce l'ho più. Non è, a volte è velocissimo, altre volte ci vuole un pochino più di lavoro. Quindi sono degli oli che attuano una trasformazione interiore. Quindi noi vogliamo entrare dentro di noi, andare a usare anche diversi tipi di oli, perché ogni olio ha una vibrazione diversa, per andare poi a sviscerare quel problema. Quando abbiamo parlato della pancia, di tutto quello che è il problema col terzo chakra. No? Quindi quando una persona ha problemi, per esempio, con la rabbia, con il senso di controllo, con l'autostima molto bassa, quando vuole fare una cosa ma non la porta a termine perché ci sono mille cose della vita che danno ostacolo, o la mania di controllo, lo stress, tutte queste cose vengono dall'energia del nostro terzo chakra. Quindi cosa succede? Vogliamo utilizzare un olio che va a lavorare su quello. Quindi abbiamo detto il limone, per esempio, il zenzero ci aiuta a metabolizzare solo il cibo, anche le energie di risparmio che ci sono dentro. Quindi meraviglioso. On guard è un olio caldo, quindi quando magari noi abbiamo l'energia un po' bassa, facciamo fatica a metabolizzare le cose, abbiamo l'autostima bassa, on guard, no? Ci aiuta perché aumenta le nostre difese, aumenta il nostro potenziale e ci aiuta a ridarci quel calore che ci serve per lasciare andare quello che è lì stagnato. Per esempio anche il tea tree potrebbe essere molto adatto per sempre questo aspetto, per togliere via quelle tossine energetiche che ci fanno sentire così fiacchi, stanchi. Quindi notiamo come vanno a lavorare sul piano più interiore. Quando abbiamo parlato di sistema immunitario stiamo parlando del chakra del cuore, quindi la sfera delle relazioni, la sfera della tristezza, la sfera dell'attaccamento, quando siamo un po' troppo empatici verso gli altri, sentiamo il dolore degli altri su di noi. Quindi tutte queste cose vanno ad influire talmente tanto sul nostro chakra del cuore che poi va ad arrivare al suo prossimo step, che è quello fisico, quindi la tosse, raffreddore, problemi con le braccia, tensioni nelle scapole, e se il problema rimane, persiste, può anche diventare un blocco energetico, diventando per esempio un tumore. Ok? Quindi noi i nostri centri energetici vogliamo capire come sono messi, vogliamo ascoltarli, vogliamo anche magari trovare degli strumenti per capire come sistemarli e vogliamo utilizzare degli oli che corrispondono con la frequenza energetica di quello che stiamo parlando. Quindi qui sul chakra del cuore il copaiba andrebbe benissimo, la lavanda andrebbe benissimo, on guard, suggest, potrebbe andare benissimo air, che anche quello miscela per respirare, no? Anche a livello simbolico, voglio dare un po' di spazio al mio cuore da tutto sto dolore, da queste relazioni, dal dolore che mi è arrivato, basta, voglio lasciare un po' di spazio. E ci lavorano benissimo. Io personalmente mi baso molto di più su questo livello di percezione energetica degli oli essenziali e ho strumenti per valutare il prima e il dopo. Quindi guardo prima com'era il chakra, com'era il sistema energetico e poi guardo anche dopo com'era dopo, cosa succede dopo aver messo gli oli essenziali. Ma però lo voglio vedere, per esempio io se sono arrabbiata e ho il problema quindi col terzo chakra, io voglio vedere che quest'olio mettendomelo mi fa andare via la rabbia,
Quindi a volte un'applicazione soltanto magari non mi basta, magari ne ho bisogno di un'altra poco dopo. E va bene, due gocce di olio essenziale per far passare la rabbia non è male, direi, no? Oppure mi sento triste, mi ricordo c'era una ragazza, era super triste, era successa una cosa, allora era tutta cupa, in silenzio, e allora io ho detto... ma te li sei messi gli oli essenziali? No, ma tanto niente mi aiuta. Allora ho detto, vabbè, dai, senti, parlami di quella cosa che mi vuoi dire. Intanto io ho messo gli oli essenziali su tutti i punti energetici. Nel giro neanche di 3-4 minuti mi fa, oh, ma sai che sto proprio meglio? Sì, anzi, sto proprio bene. Ho detto, vedi, bastava metterti gli oli essenziali, ma a volte noi entriamo in questo loop allucinante dove non riusciamo più a uscirne fuori e invece bastava, per esempio, mettersi gli oli essenziali per ritrovare quella forza che ci serviva per gestire la situazione. Sul piano energetico ho fatto tantissimi video sugli oli e sui chakra, quindi se vi interessano fatemi sapere che ve li mando, magari ve li mando sui gruppi stessi, sono molto importanti da capire anche quelli. Ho anche fatto tutta una lista di tutti gli oli su quali chakra appartengono e anche il loro livello di potenza da 1 a 10. E questi oli di doTERRA vanno tutti dai 6 ai 10 di potenza, sono veramente straordinari. Quindi io sono della linea di pensiero che se un prodotto funziona alla grande, io investo tantissimo su quelli, senza andare a cercare magari altri prodotti che magari non lavorano sul piano fisico ma non sul piano pranico. Quindi se non lavorano sul piano pranico, il lavoro non è abbastanza approfondito. Quindi a me personalmente interessa invece un lavoro più approfondito per andare ancora più dentro e lavorare sulla radice di quel problema fisico. Altrimenti il problema fisico continua magari ad arrivare e io invece lo voglio risolvere da dentro. Ora andiamo a vedere il piano Mano Maya Kosha, che è il piano della mente. La mente, lo yoga dice che se non riusciamo a controllare la mente, tutti gli altri sensi si scombussolano e di conseguenza non riusciamo a controllare i sensi, non riusciamo a controllare le nostre azioni e quindi portiamo dentro un carico di tossicità molto forte e perdiamo il controllo della nostra vita. Creiamo un destino a seconda di come viviamo nel presente. Quindi se la nostra mente non è controllata, non è gestita bene, facciamo fatica. Per controllare la nostra mente, senz'altro uno stile di vita adeguato ci vuole, dove noi riusciamo a capire anche dei limiti, porci dei limiti, metterci delle regole, e a volte però queste regole non le riusciamo a seguire. Per esempio, il tradimento. No, mi piace quello lì, io lo voglio, anche se è sposato e c'ha 3 figli. Ho deciso così perché gli impulsi dentro di me, da questo centro energetico che è in eccesso, perché sappiamo che un centro energetico può essere in difetto o in eccesso. Quando è in eccesso ho voglia di sedurre, ho voglia di rapporti e spesso può portare anche a tradimenti. Quindi, piuttosto che fare una cosa del genere, io cosa faccio? Vado a utilizzare un olio che mi va a aiutare a controllare la mia forza di volontà, la potenza della mia mente. Quindi io in questo caso potrei usare un patchouli, potrei usare un ylang ylang, ma potrei usare anche la menta. Ho avuto persone che avevano grosse problematiche con l'attrazione verso l'altro, tanto da perdersi, e con la menta e il peppermint ci sono riusciti. Oppure anche di digerire questo tipo di energia, lasciarla andare, potremmo usare di nuovo il Zest o il Copa Iba, no? Che è uno di quelli che lavora su tutte e 7 chakra, ma anche il frankincense. Il frankincense è un olio... eccolo qua, è un olio miracoloso. Senti la goccia, è un olio che è fatto dalla resina, da una resina, e ha un altissimo grado di protezione energetica. Te lo puoi mettere un po' qui,
un po' qua sopra, anche nel basso ventre. Questo lavora su tutti i sette chakra, il frankincense. È un olio veramente pregiato, pregiatissimo per la resina. Quindi per estrapolare la resina ci vuole tanta roba. E questo qui aiuta a sublimare le nostre basse inclinazioni o tendenze. Quindi la rabbia la possiamo, no, attraverso il potere della mente, trasformarla. Qui siamo proprio in uno stadio dove noi vogliamo trasformare le cose. Quindi trasformiamo la rabbia, trasformiamo il dolore, trasformiamo anche le cose brutte che ci viene da dire. A volte questa comunicazione così tagliente, diciamo una cosa ma volevamo dirne un'altra, quindi tutti questi fraintendimenti. Con il frankincense o il copaiba possiamo migliorare questa vocalizzazione, comunicare meglio. Ma per comunicare bene ci può aiutare anche il limone e anche un guard, anche il tea tree. Ma ognuno nella sua frequenza diversa, quindi è molto bello notare in che maniera questo mi aiuta, in che maniera questo mi aiuta, in che maniera questo mi aiuta. Quindi provare vari oli per avere una vibrazione diversa. Quindi tutti questi noi possiamo tenere, mettercelo nella mano, annusarlo e portare un chiaro intento alla nostra mente, dire io voglio questo. Per esempio, io voglio comunicare bene. Io voglio togliere le mie maschere ed essere me stesso. E allora mi metto quell'olio, lo annuso e lo dico alla mia mente. Questo è il comando che ti do. Boom, lo annuso. E in questo caso io so riconoscere che è dal mio chakra della gola. Io ho fatto tutto un scritto anche di schema su tutti i chakra, le parti del corpo, da che cosa corrispondono le emozioni, eccetera. Quindi dopo me lo annuso e me lo vado a mettere qua. Quindi io con la mente posso dare la indicazione a quello che mi serve. Quindi se voglio controllare il mio senso di controllo, cosa dico? Lascio andare il mio senso di controllo e sono calma e rilassata e uso il potere della mente per andare a lavorare su questo. Oppure per esempio se ho questa inclinazione a essere sempre senza soldi. Sempre senza soldi, oppure sempre in ansia. Quindi vado, io lo dico, io attiro abbondanza nella mia vita e lo metto in questo caso sotto i piedi. Io ho una buona salute e anche lì me lo porto sotto i piedi. Io vivo la mia vita con coraggio e me lo metto sotto i piedi. Quindi sono tutti dei codici che noi andiamo a rimpostare attraverso il potere della nostra mente. Quindi vediamo che, ma perché questo con la mente? Perché noi abbiamo un sistema limbico. Il sistema limbico è connesso con queste emozioni del passato, sono memorie antiche. Da qui si sedimentano, si organizzano tutti i nostri pensieri che noi ci diamo su noi stessi. Questi codici impostati male, tipo non ho valore, attiro sempre l'uomo sbagliato, non ho mai soldi, non sono capace. Tutte queste cose brutte che ci diciamo nel tempo si solidificano, si cristallizzano, diventano realtà. Ma basta! Perché quella realtà? Perché vogliamo creare quella realtà? Quindi con questi oli, poiché riusciamo ad entrare in tale profondità, riusciamo ad entrare in quella vibrazione e attraverso il sistema limbico, utilizzando anche il sesto chakra caratteristico proprio della mente, andiamo a riprogrammare i codici. E il sistema limbico cosa fa? Dà l'impulso ai neuroni che vanno a comunicare al DNA, questo è il nuovo codice, e allora lui si duplica, diventa l'RNA che porta tutto il messaggio alle cellule, le cellule si risvegliano, ok, io sono capace, e quindi tutta questa energia viene tramandata in ogni cellula del corpo, io sono capace, io sono distaccata da questa situazione, io sono piena di gioia. Io sono organizzata. Io mi ricordo una volta avevo della burocrazia da fare e per chi mi conosce sa che io sono molto creativa, magari sono anche brava a insegnare, ma mettetemi davanti a un foglio da compilare, vado in tilt. La burocrazia non l'ho mai capita, ho fatto sempre tanta fatica e avevo questo foglio in mano, mi sono messa a piangere.
Non ce la faccio, non ce la posso fare. A un certo punto ho detto, senti, ok, riprendiamo in mano la cosa. Ho preso un olio essenziale, che ho testato prima con la kinesiologia e ho detto, ok, quale mi serve per essere organizzata e capace di portare a termine la burocrazia? Ho fatto tutto il codice sul chakra, sulla burocrazia, ho finito l'esercizio, ho preso il foglio in mano e mi sono messa a ridere. A ridere e dicevo, ma è una cavolata, ma mi sono messa a piangere perché dovevo compilare tre cose, non ci posso credere. È come se mi si fosse sbloccato qualcosa da dentro che io invece mi ero incastrata dentro. Quindi quante cose noi siamo incastrati. E invece basterebbe semplicemente utilizzare questo potere della mente per ricodificare e riorganizzare tutto quanto. È fantastico. E con gli oli essenziali noi possiamo fare un lavoro del genere. Ma andiamo ancora oltre, perché i strati sono 5. Abbiamo parlato di Annamaya Kosha, il piano fisico, Pranamaya Kosha, lo strato energetico, Manomaya Kosha, il piano mentale. Ora andiamo nel piano del Vijnanamaya Kosha. Qui stiamo andando oltre, cioè stiamo andando a dei piani veramente elevati che poche persone riescono ad arrivare fino a questi livelli. Ma nel Vijnanamaya Kosha siamo nel piano dei simboli. La vita qui prende una nuova visione, un nuovo messaggio. Cominciamo a captare i messaggi che arrivano. Riusciamo attraverso gli oli essenziali a potenziare questa capacità di avere la percezione della vera realtà e di vedere oltre a quello che ci stiamo vedendo. C'è gente che vede veramente alla superficie e c'è gente invece che riesce ad addentrarsi e vedere invece che cosa c'è dietro ad ogni cosa. Con gli oli essenziali ho notato che nell'utilizzo quotidiano amplia la nostra percezione. L'amplia. Quando noi abbiamo questa disciplina di riequilibrare i nostri centri energetici, di cercare sempre questa guarigione, di praticare con questi prodotti questa guarigione, questa introspezione a livello quotidiano. Io per esempio, senza questo astuccio, io non esco di casa, non ce la faccio. E poi sono andata in Puglia, ho dovuto prendere l'aereo, quindi io ho detto no, mi serve questo, me ne servono di più di oli essenziali, come faccio? Allora ho preso questo e mi sono presa anche questo astuccino che doTERRA ce li ha, no? Dove ho 8 olietti essenziali, no? Ci metto l'adesivo sopra e lo utilizzo, e così anche come portachiave. Infatti quando vado a fare le passeggiate non ho voglia di portarmi la borsa, mi attacco questo qui e così so che ce li ho. Poche volte mi è capitato di essere senza oli essenziali e ogni volta me ne sono pentita. Quindi ho detto basta, vado sempre con gli oli essenziali. Ma perché? Perché c'è sempre qualcosa che può succedere. O il bambino, o qualcuno vicino, qualcuno che si fa male, o noi che ci sentiamo un po' scombussolati, magari un incidente, magari qualcosa che sentiamo che a livello energetico vogliamo ritrovare armonia. Quindi è sempre meglio avere il nostro kit di pronto soccorso con noi, sempre. E quando uno comincia a usarli a livello quotidiano, si amplia questa capacità di vedere la realtà in un'altra maniera. Perché gli oli essenziali sono fatti dalla terra. La terra ha tutte le soluzioni, tutta la guarigione di cui noi abbiamo bisogno. E qui stiamo parlando degli ormoni della pianta. Quindi gli ormoni, ma anche noi, cioè gli ormoni, cioè quanta roba c'è dentro a un ormone. Se ci fossero dei giganti che ci prendessero e facessero degli oli essenziali, verrebbe fuori una cosa stupefacente da noi, perché nell'essenza siamo veramente forti, siamo veramente potenti. Quindi queste piante, che sono così pure e potenti, riescono attraverso questi ormoni a sviluppare in noi una profonda trasformazione, la capacità di capire da dove arrivano le cose. Io da quando li sto usando ho cominciato a capire le vite passate,
Sto cominciando a comprendere perché le mie dinamiche delle relazioni hanno un certo tipo di effetto, che cosa succede dal mio albero genealogico e non solo da dove arrivano, ma ho capito come sistemare tutto ciò. Qual è un ovvio che per eccellenza lavora su questi nodi karmici di vite passate e di genealogia? Il cipresso. È fantastico, potenza 10, lavora su tutti i 7 chakra e io con questo ci faccio dei lavori sublimi, veramente bellissimi. Quindi a livello proprio di lavorare, di trasformare, capire i simboli, capire i motivi per cui accadono delle cose, è fantastico. Quindi con questi oli essenziali si può arrivare a capire tutto ciò. Ma uno dice, vabbè, ma Gianna, ma tu ci riesci perché fai yoga, fai queste cose. È vero, lo yoga aiuta e non solo, anche la vita spirituale aiuta e lo ammetto perché io 2 ore di meditazione al giorno li faccio, no? Quindi la mia pratica spirituale ce l'ho e quando siamo connessi con il divino tante cose vengono rivelate. Gli oli sono un aiuto in più. Quindi non voglio dire che solo con gli oli uno magari ha queste illuminazioni, che può anche essere. E visto che non tutti hanno questo tipo di pratica, ho fatto io stesso dei corsi. Ho fatto un corso, per esempio, sulla kinesiologia e la riprogrammazione della personalità, dove insegno alle persone a capire come sono i nostri chakra, come sono i chakra degli altri, come quale prodotto devo usare per questa specifica cosa, come scegliere le cose e non solo, ma ricodificare tutto quello che non ci serve. Quindi ho fatto delle visualizzazioni guidate insieme agli oli, proprio delle lezioni di yoga, la teoria, la pratica e insegnare questi strumenti alle persone. Un corso che a parer mio è rivoluzionario, perché veramente ci aiuta a tirare fuori il nostro grande potenziale. E ho anche fatto un corso dell'utilizzo del pendolo per guardare i chakra nostri, quello degli altri, guardare i prodotti, e anche quello molto importante. Io consiglio sempre di fare tutti e due i corsi per avere 2 strumenti di analisi, uno e l'altro, in modo che soprattutto i primi periodi dove siamo ancora incerti nel comprendere come usare l'uno e l'altro ci può aiutare tantissimo. Quindi questi corsi, questo alcuni corsi, ma in realtà tra me e tutte le meravigliose consulenti che abbiamo fatto un sacco di corsi bellissimi, che vengono dati alle persone man mano che loro fanno un tipo di ordine. Ogni volta che fanno l'ordine noi gli regaliamo il corso che fanno, per aiutare le persone a salire sempre più di livello. Vogliamo che le persone facciano crescere la loro vibrazione interiore, la loro frequenza energetica, perché più è alta e più siamo consapevoli, e più siamo consapevoli e più le dinamiche di questa vita le affrontiamo con l'attitudine giusta. Non siamo più colpiti e toccati così tanto dall'esterno. Capiamo quindi quanto è importante utilizzare degli oli che hanno una vibrazione così alta, perché nell'utilizzarli alzano la nostra frequenza energetica. Ed è qui che entriamo nel nostro ultimo strato, che si chiama Ananda Maya Kosha, lo strato della beatitudine e della gioia. Quindi, con questi oli essenziali noi possiamo aiutarci a ritrovare un equilibrio energetico reale. Reale. Ci vuole una pratica. Io consiglio sempre di utilizzare gli oli essenziali mettendolo nella mano, sfregando, annusando, visualizzando il colore che corrisponde ai chakra, mettendolo sul centro energetico e dopodiché fare il mantra, il bija mantra che corrisponde ad ogni centro energetico. E facendo questo, ma in poco tempo, basta dirlo 3 volte, va a riequilibrarsi. Si riequilibrerebbe semplicemente mettendo l'olio in pasta. Ma questo vorrebbe dire che ogni 2-3 ore dobbiamo rimettere l'olio, che è quello che spesso faccio io per mancanza di tempo, magari per recitare questi mantra specifici, perché io ne recito un altro.
Quindi cosa faccio? Magari ho questo sempre con me, perché per la funzione anche che svolgo come insegnante di yoga, come mamma, io ho bisogno di essere in equilibrio sempre. Quindi non mi posso permettere di trattare i miei bambini in una certa maniera o insegnare mentre io sono in squilibrio, perché altrimenti lo squilibrio passa in quell'insegnamento. Quindi gli oli essenziali per me sono stati una grandissima salvezza. Ma questi oli essenziali ci aiutano, grazie a questo equilibrio, a farci ritrovare questo stato di gioia, di armonia. E perché no? Noi siamo gioia. Nello yoga si dice che l'anima è Sat, Chit, Ananda. È eterna, è piena di conoscenza e consapevolezza ed è beata. È quando noi siamo disconnessi dalla nostra anima che ci sentiamo che siamo temporanei, siamo pieni di ignoranza, non sappiamo le cose, viviamo nella confusione e siamo pieni di dolore. Quindi più siamo sconnessi dalla nostra vera essenza e più arrivano le dinamiche opposte. Quindi non siamo più eterni in espansione, ma siamo temporanei. Non siamo più pieni di conoscenza e consapevolezza, ma siamo nell'ignoranza e siamo stagnati. Non siamo più nella gioia meravigliosa, ma siamo nel dolore. Quindi con gli oli essenziali, soprattutto oli essenziali come il frankincense, che sarebbe l'incenso, il copaiba, la mirra, il vetiver, possono aiutare a elevarci, a comprendere chi siamo noi davvero. Quindi lavorano tantissimo su questo centro energetico per ritrovare la nostra vera connessione con chi siamo davvero e con la nostra connessione con il divino. Quindi riaprirci alla spiritualità. Quindi sono degli yogi che hanno questo grande potenziale di farci penetrare i vari strati dell'essere. Quali yogi? Io sinceramente ne ho testati tantissimi, perché ho gli strumenti per testare a livello energetico, a livello fisico, le persone, e per quanto un olio c'era scritto 100% puro, io lo mettevo sul chakra, gli facevo il test kinesiologico e non succedeva niente. Con questi oli, se noi abbiamo un chakra in squilibrio e io gli faccio mettere la mano, il braccio gli va giù completamente. Se invece dopo io metto l'olio, trova una grande forza e rimane su il braccio e le persone rimangono esterrefatte. Wow, è incredibile che abbia funzionato questa cosa. Quindi questi oli nell'integrarli nel nostro corpo ci danno una forza immediata. È proprio vissuta come cosa. Quindi comprendiamo perché è così importante portare questo messaggio di oli essenziali nel mondo. Perché avrebbero in mano la loro salute fisica, mentale, controllo della mente, la capacità di andare oltre, di comprendere il significato dietro alle cose, valorizzare di più la vita, intensificarla, viverla con maggiore gioia. Non è roba da poco. Quindi è qualcosa veramente da integrare nella vita. Io lo consiglio sempre con tutto il mio cuore. Quindi io mi fermo qui. E vi ringrazio per l'attenzione e per chi desidera iscriversi ad Oterra ci sono diverse modalità. Quindi la prima modalità è quella di pagare l'iscrizione, che sono 25 euro e 8,50 euro di spedizione vengono sempre fatti. Quindi uno magari prende quello e poi prende degli olietti che vuole. E grazie a quell'iscrizione uno ha il 25% di sconto su tutti i prodotti di doTERRA. E tra l'altro loro hanno anche shampoo fatti con gli oli essenziali per la caduta dei capelli. Questo qua è Root to Tip Serum, è un siero fatto con gli oli essenziali proprio per la caduta dei capelli. Un balsamo che ha un odore che, mamma mia, è stupefacente. Poi hanno anche, per esempio, la argilla per il volto, un sacco di creme meravigliose per il volto, che io usavo tantissimo, ma poi con la nostra consulente Giada, Ganga Devi, che fa delle creme, wow, con questi oli, io ho cominciato a comprarle a lei.
che sono veramente eccellenti. Poi abbiamo per esempio la crema per tutto il viso, sempre con gli oli essenziali, abbiamo lo scrub per tutto il viso fatto con gli oli essenziali, quindi insomma i prodotti ce ne sono veramente tanti, integratori eccetera eccetera. Quindi uno dopo ha lo sconto del 25% su tutti i prodotti, che dice wow, ottima questa cosa. Ma quello che di solito noi consigliamo è non di fare questa iscrizione comprendendo solo l'olio che uno vuole, ma prendersi proprio un kit di iscrizione. Questi 10 oli che io vi ho parlato, il tea tree, la lavanda, il limone, la menta, on guard, il limone, il zen zest, l'origano, che vi ho parlato poco, ma per questo periodo è eccellente, periodo invernale, perché mettendolo sotto i piedi, riscalda tantissimo il corpo, quindi è un antivirale, toglie via la tosse, aiuta per il metabolismo, e non solo, ma se uno mette delle gocce fuori dalla porta col bicarbonato non ci sono più formiche in casa. È magico, è veramente magico. Oltre al fatto che a parer mio l'odore è meraviglioso. È veramente meraviglioso. E anche se uno c'ha calli o cose del genere, ti brucia il callo, te lo fa andare via, no? Quindi tutte queste cose di funghi è molto molto utile quello. Poi abbiamo il frankincense, insomma questi oli che un po' più deep blue anche proprio per i dolori, sono degli oli molto pregiati che aiutano su tutti questi livelli che io ho parlato. Questo mese in specifico, chi prende il kit, quello lì, degli oli essenziali da 5 ml, quindi è la boccetta più piccola, con 10 oli essenziali, ha il costo di 148 euro, incluse le spedizioni, e ha in omaggio anche le caramelline fatte con gli oli essenziali On Guard. C'ha anche il Wild Orange, che è buonissimo, dopo ti faccio sentire. E poi c'ha anche, cos'è che aveva in regalo? Un'altra cosa, non me lo ricordo, scusate, e un'altra cosa, ok? E questo qui in omaggio con questo. Invece, che è quello che secondo me è la cosa più ideale da fare, che sono anch'io partita con quello, è il kit di 10 oli essenziali che sono 15 ml, quindi 3 volte più grandi dell'altro. Sono 15 ml e a lì viene regalato il Copaiba, che da solo costa 36 euro questo. Viene regalato il Wild Orange, viene regalate le caramelline, viene regalata la crema di Deep Blue, che secondo me è doveroso tenerlo sempre appresso, viene regalata anche una borsellina dove noi poi possiamo mettere tutto dentro. Viene regalato anche lì quell'altra cosa che c'era dall'altra parte che non mi ricordo, viene regalata anche da questa parte, poi magari vi do dei dettagli. E un diffusore a freddo. I diffusori a freddo costano. E perché? Perché mantengono l'essenza dell'olio per più tempo senza farlo disperdere. Quindi viene dato quello che si può mettere ai vari tempi. E in questo e a questo kit qua del Home Essential, quindi questo qua più grande, io personalmente regalo il corso dell'utilizzo del pendolo per guardarsi chakra, che da solo costa 250 euro, però lo regalo. Quanto costa questo kit qua di Home Essential? 283, che per tutto quello che ho detto, se ci pensiamo, è una cavolata. Possiamo cercare di risparmiare di più su alcune tante cose, perché veramente facciamo un sacco di cose, e investire sulla nostra salute. E veramente dire, ok, io ci sono, voglio riprendere in mano le redini della mia vita e portare una trasformazione su tutti questi 5 piani, su tutti questi 5 strati, perché no? No? È un investimento che poi ha sempre. Quando uno prende uno dei due kit viene regalato anche un corso dove uno impara a usare questi oli, perché altrimenti avere tutti questi oli direi adesso. Quindi gli verrà dato il materiale sul chakra, gli viene dato il materiale degli oli su
quale lavorano, in modo che uno ha tutto il materiale per riprendere in mano la propria vita. Viene anche introdotto nel gruppo dove ci sono altri consulenti, dove uno, quando ha delle domande, ci scrive e ha la risposta. Quindi, insomma, è un viaggio. È un viaggio verso i 5 strati dell'essere. Ed è un viaggio bellissimo, che a me personalmente mi ha veramente, veramente cambiato, mi ha sostenuto e semplificato la mia vita. Con i miei bambini, gestire i miei bambini quando fanno questi urli, questi capricci. Io penso che la cosa più difficile in assoluto sono dei bambini. Quindi, aver avuto degli strumenti come gli oli essenziali, di metterglieli addosso e subito, nel giro neanche di qualche minuto, avere degli angioletti, per me è stato un miracolo. Ho detto, allora mi dedico. Quello è stato l'elemento fondamentale che mi ha detto mi voglio dedicare agli oli essenziali, perché ho capito che per quanta pratica spirituale, yoga, meditazione che facevo, i bambini mi facevano andare giù di testa. E lì ho detto aiuto, aiuto, Dio aiutami, ti prego. E sono arrivati gli oli essenziali, bastava integrare l'olio essenziale nei loro diversi punti energetici e anche su di me. Quindi lo facevo prima su di me, poi sui bambini e la situazione cambiava. Ho detto wow, la vita è diversa. E anche una volta mi ricordo ho fatto anche un incidente o sono andata contro qualcun altro perché dovevo andare a insegnare yoga e io mi mettevo a posto i chakra facendo i bija mantra. Lo stavo facendo nella macchina e stavo facendo l'om visualizzando il viola nella macchina e boom, sono andata contro l'altro. Invece adesso non ho più bisogno di farmi mantra in macchina perché sono in ritardo e arrivo squilibrata a insegnare. Arrivo squilibrata tardi a insegnare, ma mi metto il viola su tutti i 7 chakra e sono posto. Anche quello per me è stato rivoluzionario. Quindi, e non solo, ma sono 3 anni che stiamo proprio bene. Io per esempio ho avuto il complesso primario, che è la fase antecedente alla tubercolosi, quindi io per tutta la vita ho avuto la tosse sempre, sempre sono stata male e sono 3 anni che sto bene. Non mi viene neanche il raffreddore. Non mi viene dato. Se mi viene qualche sintomo nel giro di 2 giorni mi passa tutto. E la febbre anche, no? Proprio la gestione immediata di questo. Quindi mi sento proprio grata di avere degli strumenti che, ok, ora posso andare avanti e fare tutti i passi successivi. Quindi questo è un investimento alla salute. Io ve lo consiglio tantissimo. E quindi se siete interessati, iscrivetevi, contattate la vostra consulente di riferimento, se sono io va bene, se è qualcun altro che vi ha dato questo video, quella sarà la vostra consulente di riferimento, quindi contattatela per avere i corsi in omaggio, per essere introdotti nel nostro gruppo di WhatsApp, per avere tutte le informazioni e per iscrivervi ad Oterra. Quindi basta semplicemente che dite quale kit vi interessa e può diventare una cosa veramente bella, un nuovo inizio. Oltre al fatto, ma non è argomento di oggi, che se vi interessa veramente tanto e cogliete la grande passione in tutto questo, c'è anche la possibilità di lavorarci con le oli essenziali e di diventare consulenti di benessere. In quel caso vi daremo un training su come fare, ma prima di pensare a questa cosa ci vuole l'amore e la passione per questi prodotti. Dovete vedere su di voi che funzionano, perché altrimenti non importa neanche pensare di diventare consulenti. Grazie del vostro tempo, dell'ascolto, e se avete qualche domanda io sono